Non è finita, ragazzi. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Buonasera ragazzi, buonasera e benvenuti, benvenuti. Ciao Peppe, grazie del quarto mese, ciao Salamandro, Crick. Allora, io vado già orgoglioso della grafica, vi dico la verità, ci ho lavorato tanto oggi e mi sembra di aver tirato fuori una chicchetta. Ciao, direttamente dal mio salvataggio, proprio lui, proprio... proprio quello là, proprio quello col quale ho vinto il nazionale, col quale ho fatto top 8 ai mondiali. Ciao Miss Deca, grazie per l'anno insieme. Sono pronto a farvi vedere un po' un metagame vecchio, sperando che non salti tutto, perché diciamo che la connessione è un po' ballerina. Però io sono fiducioso, io sono assolutamente fiducioso. Vi faccio vedere un po' la squadra, chiaramente. Questa è quella del mondiale. Ho nel box anche quella del nazionale. E giocherò un po' l'una e un po' l'altra. Cercando, ragazzi, no, sono veramente morendo, no, ciao, ciao, bellissimo, bellissimo. Allora, Tundu con Burla, con Tononda 100% di accuracy, sostituto prioritario 2-5-2-5-2, perché qui Tundu era offensivo, l'introforza era volante, ragazzi, da 70. Ok? Ricordo, questo meta si giocava regional, quindi tutti i Pokémon regionali di bianco e nero. Un metagame meraviglioso, molto ristretto, e quindi contava la testa. Poi seconda slot, c'erano tantissimi geni ovviamente, e qui abbiamo il signor Tornadus con vento in coda, sostituto e protezione, e con acrobazia bijou volante. Quindi avevamo acrobazia che passava a 110, ok, raddoppiava, stab, quindi 165, aumentata di 1,5, tirava delle pigne, ragazzi, allucinante, allucinante. Signori, la trovata che ci ha fatto vincere il nazionale. Axorus con antagonismo, grazie mille Salvisim per il regalino. Oggi è la giornata giusta, oggi è il throwback giusto, per lasciarsi andare. Oltraggio. E basta, le altre non sono importanti. Oltraggio. Allora, meta dove chiaramente, guardate quel 4-32 statistica, in un meta dove chiaramente ci sono Tornadus e Tundurus, che sono sempre maschi, andare a giocare il buon Axorus, che qui infatti è sbagliato. Caro Tun, è sbagliato. Deve essere maschio, perché rende più forti contro nemici dello stesso sesso. Quindi questo è sbagliatissimo che sia femmina. Vabbè, ti perdoniamo lo stesso. Poi, ovviamente, se riusciamo a cambiarlo in corsa, ce la facciamo. Godo, no, io per niente. Scrafty, ragazzi, ma tanto Tun nel mentre ora me ne scambia uno maschio, non ci mette niente. Sgranocchio, assorbe pugno, bruciapelo, protezione, con bacca antilotta. Lui, ragazzi, non c'erano i folletti, era lotta buio, coverage meravigliosa, guardate le difese, dategli fake out, lui era, la dico grossa, più forte di Incineroar, all'interno del contesto in cui sguazzava, più forte di Incineroar. E qui arriviamo alla coppia, che ci ha fatto godere ai mondiali di San Diego, perché qui abbiamo, sì, Daniel MVGC 11, beh, mi sembra abbastanza eloquente, da grafica e titolo, terremoto, sgranocchio, frana, e poi altra Intimidate in coppia con questo signore qua, che è stato la call di quei mondiali là. Per quanto ci riguarda, abbiamo Electros, assorbi sfera, fulmine, lancia fiamme, introforza, ice. Lui è l'antigeni, non ti preoccupare Daniel, figurati, ti rispondo volentieri, non è un problema. Lui è l'antigeni, perché abbiamo Scrafty e Moxie. Sì, scusate, ho detto una cazzata. La prepotenza, perché ero già focalizzato sul signor Cruco. Grazie mille Lollo per i 5. Buonasera. Lei si presenta così, festeggia la vipanza di fresco con altri 5. Livello 3. Grazie mille boys, 1283 di 1005. Tutti 2-5-2-5-2. No.
quasi, ma no. In realtà lui c'aveva una spread. Questo è l'antigenio per definizione. Proprio l'antigenio per definizione. E... insomma, lo vedrete all'opera. Allora, fatemi anche pensare un attimo, perché qui poi ci può mica fa brutte figure, raga. Assemblarisco. Questo era il team di Ray Rizzo, ragazzi, l'unico giocatore ad aver vinto 3 mondiali di fila. E che Dio ce la mandi buona per la connessione, ragazzi. Scusate, non sto piangendo, mi è entrata San Diego in un occhio, in realtà. Ciao Redgrave. Allora, la buona ragione per non subarti è perché ci saranno veramente troppi contenuti e potresti essere disorientato. La buona ragione invece per subarti è che ci saranno veramente tanti contenuti e potresti essere contento. Non ditemi che non state godendo, perché io non ci crederò, ragazzi. Safeguard. Ciao, scatola! Grazie mille. Maledetto, c'è anche lui sub. Cazzo, che bel meta che era. Quanti di voi non lo conoscevano e quanti di voi lo conoscevano? Fai un sondaggio, fate un sondaggio, mods. Ciao Emanuele. Droppino. Grazie, il 23esimo, ragazzi. Qui tuo onda è chiaramente, purtroppo, funziona. Allora, io vado di assorbi pugno, perché lui potrebbe buttare un recipiente. Avevo 6 anni, un po' complesso conoscere il meta. Ragazzi, è nato qua. Il movimento italiano di VGC è nato qua. Attenzione, dovrebbe venire giù lo stesso. Ok, per il game plan che vogliamo fare, che Tundo venga giù è fondamentale. Ciao Morlaccone. Ecco, se avessimo fatto sgranocchio, beh, sarebbe stato indubbiamente meglio. Però va bene così. Io comunque, ragazzi, vi ringrazio perché siete tantissimi. Perché siamo più di 400. Siamo abituati a di meglio, ma aumenteremo. A parte tutto, ma siete comunque tantissimi per una roba che è veramente da sommelier. Domani VGC 12, poi 13, 14, 15. Non perdetevi tutta questa serie di live, perché sarà una bella serie. Ciao Sax, grazie al supporto. 19esimo. Qui mi sa che... ora c'ho la Rosmel, però mi potrebbe sdraiare. Cazzo.
Vabbè, ci sta, ci sta. Le gemme aumentavano, Ciola, di 1,5 la potenza di quella mossa solo in quel turno là. Vabbè, ma io ho Jellicent, pronto a fare il marasma. Se anche... cazzo, questa fa male. Perché non ho più la Rosmel. Ok, attenzione. Io ho fatto un errore grande. Era da mettere Tailwind. E se mi siete Tailwind qui è ovviamente finita, no? Raga, ma io lo tiro uguale, anche se chiaramente saremo indeboliti. E arriverà una frana flinch, lo sapete, vero? Eh sì, vedere certi Pokémon che oggi fanno cagare in VGC e che qua erano fortissimo fa strano. Hai ragione, Osha. E Scrafty se la regge anche. Questo è un crit. Ovviamente, io ho fatto Zampillo. Jelly sente tentenna. Dai, ma seriamente? Mamma mia, meno male. Però non serve a nulla, detto fra noi. Sì, oddio. A cambiare la musina serve. Pazzesco, ragazzi, eh. Ciao Giovanni e ciao Padania. Niente frana, stronzo. No. Questo chiaramente non ha effetto, era indirizzato di là. Non rimaniamo parrati. E qui è GG. 1-0. Mamma mia, quando facevi le kill in early game, ora non è questo il caso perché siamo a fine, con Scrafty, ragazzi, cominciava a essere... 1-0, non è finita, Vi ricordo, dopo ci guardiamo anche il team dei mondiali. E qui godiamoci l'animazione veramente zarra proprio. Posso dire che sono commosso a rigiocare questo metagame? Ah, 1-0, però calma, calma, calma. Andiamo così. Game 2. Immaginavo che lui mi scavalierava, eh. Io devo cercare di tirare giù Tundu e sfruttare poi bene. Qui Tundu però se ne va. Avrei quasi potuto leggerla, ma
Vediamo se riusciamo allora a pescare un flinch su Escava. Ma se non arriva, non mi strappo i capelli. Anzi, meglio, perché se mi tira giù Terrakion... A parte no, non mi tira giù perché c'ho il fuoco al nastro. Quindi ok, ottimo flinch. Ciao Jess, grazie del quinto. Grazie mille. Brutta cosa essere scavalerato. Wimps era usato? No. No. Grazie mille, raga. Mi date veramente tanta gioia a vedervi coinvolti. Jelly sente... No, non sto sculando. Ora, era non molto efficace, però mi depotenziava Zampillo, eh. E qui, amico mio... Qui arriva, eh. Io non mi voglio prendere Mach Punch. Qui arriva, eh. Raga. Pronti. Questa era una delle mie cose più goderecce. Gemmina? Come se la regge Conk, eh? Come se la regge Conk. Tornellisent. ho inventato io il Tornellisent. Ma niente, niente, povero Tud. Voglio giocarmi l'acrobazia lì. Non mi voglio giocare la gemma. Vedete la differenza già fra non me la voglio giocare e me la voglio giocare quando voglio, come facevi con le Z. Queste non sono Z. Mi disse la T di parte. È una gestione della risorsa diversa. Ciao Bollito, ciao ragazzi, stiamo giocando VGC 11 su bianco e nero, metagame regionale, la regione di Unova. Giocando su DS, andate raga, proprio quello. Ma noi siamo attrezzatissimi qui, oh, ma forse voi avete capito bene che avete a che fare. Ok, il Dur protegge. Non ti preoccupare, pollice, vai tranquillo. Ciao Budello, grazie al tredicesimo, 1288. Grazie boys. Lui mi suona onda qua. Tre volte è partito un'onda, spero che parta un miss, ma non può arrivare, perché qui è via 100. Vediamo se comunque si hitta, sarebbe importantissimo farlo. Sì.
Porotun non ha preso una percentuale. Miss di 2 megacorni anche abbastanza pesanti. Sì, Bijou sono mono uso. Sei a mono uso. Vabbè, via, bisogna tirarla, lo so. Ciao Collins. Esatto, Carlos, qui non c'era la cosiddetta speed dinamica. Quindi la para entra in vigore in termini di velocità da adesso, però per esempio la para in questi giochi era meno 75%, eh? E chiaramente Jellicent ci saluta, però se ci saluta Jellicent, il sub di Tornadus è ancora là. Ciao Camattia! Vedi VGC11 e che fai? Non tiri a Boni? Ma io infatti sono d'accordissimo con te, tesoro. Beh, è il momento di Terrakion, perché lui se non vuol prendere Frana mi deve fare Thunder Wave. Ma in realtà la questione non è così easy peasy, perché lui predictando, allora questo lui deve fare, caro. Ciao Edoromi, quello è VGC 13 lunedì. Questa è comunque una 110, senza Bijou, ma come potete vedere il danno non è malvagio. Non rimaniamo farrati. Lui ha però la bacca sciofo. Vediamo se la regge o meno. La regge. Terrakion. Brutto colpo su Terrakion, che però regge. Ci zuffa anche la mamma e qui ci porta al Sashley, Ok. Differenza tra 12 e 13 è enorme. Itarian, Landorus Itarian, cambia veramente tanto. Sono molto simili, però cambia tanto. E voi direte, ma sono molto simili o cambia tanto? Ciao Zion, grazie del sesto. Che fastidio a musichetta Vita Rossa. Ecco. Allora, la partita era finita, eh. Però ha retto anche troppo l'anima codenti. Allora, qui noi avevamo Scrafty piano dietro con Fake Out, quindi purtroppo... A me questi piacciono. E pensate che lui c'era anche rimasto al lanciafiamme. Pardon, è VGC su Red Gold, su Silver non si poteva provare. Non era ancora VGC. Il primo VGC è stato il 10. Sì, che beh, sì, era su Red Gold, su Silver, io pensavo al singolo. Sì, certo. Quello con Palkia e... Sì, sì, è vero. Uah! Ora sto pensando, se non riusciamo a mantenere stabilità, ok, domani si salta direttamente al 14 e poi si recupera magari il 12 e il 13 più avanti quando proviamo a risolvere in qualche maniera. Ciao Quetch, grazie al secondo, bentornato.
In effetti ho una stecchina sola, non so perché. Allora, se me lui mi deve fare fake out su Electros. Bomba, Puniro. Via Scarf, qui. Abbiamo preso la giocata. Sacrifichiamo Croco, però ci serve per posizionarci meglio, perché con Terremoto caliamo notevolmente la velocità di la potenza dello zampillo di Jellicent, perché comunque potete vedere la piglia una bella pigna. Non faccio volutamente crunch perché non lo voglio killare, voglio che rimanga lì. Questo non basterà su Scarf. Ciao Sal, grazie all'undicesimo. Grazie ragazzi. Ok, uno sputacchio. Qui a meno uno, Crittone, ovviamente non sarebbe mai morto, qui i crit erano per due, ricordatevelo, e col crit ci arroghiamo del diritto di aumentarci l'attacco. Qui questo è pesante, Qui è pesante. C'era un timing arbitrario, forse. Qui proprio... Siuski. Crit, vabbè, più cattivo il mio. Ovviamente non vinciamo Italia, che no. Lui ha meno uno d'attacco, più Rosman, quindi ci dovrebbe fare 20% tipo, ma neanche. Quindi il nostro Scrafty muove a più 2. È quando Scrafty comincia a prendere booster. Chiaramente noi ne abbiamo preso uno pesantissimo sullo switching di Tundu. Quindi su Tundu che non può dire né fare niente. E tipo qui è il momento di Croco per studiare la situazione e intimidire, tanto lui niente. Non è finita, ragazzi. Non è finita, bambini.
attenzione. Qui si fa la play del campione. Si toglie Scrafty a più 2 per un migliore posizionamento. E si porta Terrakion a meno 2 d'attacco. Probabilmente giocheremo un 2 contro 1, raga. Para. Questo stiamo sculando, eh. Attenzione, io dico che lui mi va lì. Ha tentato una protect o un quick attack qui. Jack, c'è bisogno di ricordarsi, basta guardare. Andiamo. Allora, qui abbiamo sculato mezza. Ma infatti, mezza, io sono un signore, si va a game 3 perché... La partita di prima l'hai più vinta te di me, secondo me. Non ho tempo, devo scenare. No, non c'è niente, la connessione è stabile. Fa... Turn, dove sei? Che content, ragazzi. Vai, tu, entra pure in sala. Entra pure in sala. Allora, mezza va a cena. No, troppo forte questo pezzo. Troppo forte. E tu, che sei fare? Mirror. Ho detto, cambia team. Vabbè, facciamoci il mirror. Il mirror... Il Mirov. Ciao Devim. Vabbè, Mirror. No, ma infatti se avete visto i danni, cioè, one hit che io ci sono stati perché ho preso crit. Ciao Caminari. Ci siamo messi all'opera per darvi un throwback dei vari metagame. 15, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Nel mentre aspettiamo Scarlatta e Violetto, raga.
qui se lui è abbastanza avventato, ma poi magari anche fortuna, perché vince la splittare e mi fa fake out più acrobazia, mi rovina Scrafty. Invece meno male è andato di là, però posso comunque rischiare. Intanto si è bruciato e stiamo a meno uno su un elettrico, quindi un danno, no, onesto. Ciao a lei, Asis, grazie al tredicesimo. Mi aspetto Protect di Tornadus e Repositioning magari con qualcosa di ignorante, quindi io me ne vado. Ho vento in coda, va bene. Gates. Buon danno, Electros. Grazie mille, Ginger. Grazie mille, veramente. Sono bei complimenti. Quanto si scuda? LMP 110 stab con la gemma. Ci sta, no? O no? Io qui vado doppio. Magari si vince anche la Tai. Ma mia male, si vince. Ah no, ferma, ma non è una Tai, perché lui sotto Tailwind mi è parrato e noi siamo abituati a ragionare con l'adesso, che la para è di mezza, invece qui riduceva del 75%, quindi siamo più veloci. Buono. Aris Crafty. Ciao Pan Banana. Grazie mille, Pan, per il quarto. Ma grazie mille a voi, ragazzi, veramente. Lui probabilmente andava di fake out più sub, però vabbè, se sub è un Pokémon a meno 2 che ha già mangiato la gemma, quindi nel senso mi può quasi andare bene, eh. Questo non basta mai nella vita. Abbiamo anche il flinching, quindi siamo persone tranquille, no? 30% di flinching, non arriva, muore Electro. No, va di là.
Questo è a meno uno, comunque è un buon danno, però ora si prende fulmine, che vedrete male non gli fa, cioè bene non gli fa, non male. Granocchino su Cross, su Tony Electros. Lui ritorna più zero. E ora facciamo Tornadus meno 3 e Scrafty meno 1. Direi che ci possiamo stare, popolo. Se lui mette Tailwind, parte da dopo. Se fa Tailwind Protect, no? Parte da dopo. Quindi di frana dovremmo portare via Tornadus. Gli diamo un bel po' di repositioning. Però io ho visto Tornadus ora ha rotto le palle. Così almeno vediamo un po', scopriamo anche un po' le sue carte. Vedi, in BGC11 ti dovevi mordicchiare piano piano. Dovevi mordicchiare piano piano la tua posizione, poi difenderla, cercare di non lasciare momenti di recupero all'avversario. Tutto piano piano, piano piano, a piccoli passi. Era una maratona. Dovevi gestire, no? Ora chiaramente è tutto centometrismo. Velocità. Qui sculiamo la slot. Abbiamo deciso tirare un tuono onda o attacca. Abbiamo deciso. Un onda è gustoso, eh. Mi serve? No, che non mi serve. Lui mi piglia quello giusto. Ma io ho fatto questa giocata, ragazzi, perché il mio Scrafty c'ha la patatina. Voi direte, ma questa cosa che c'entra? Quindi lui non prende da oltraggio la kill. Che rimarrai depotenza addirittura del 0,25. Non l'ho ancora dato Orfeo, lo do a post. Qui, scusa, abbiamo addirittura anche fake out, cioè. E fake outiamo, mentre che resiste, prende due hit crit di fila. Ok, questa bella gestione. Ecco, questa partita è un po', secondo me,
per come è andata, non ci sono stati culi vari, mi sembra, no? Cioè, è un po' l'emblema della... Sì, post win streak, dicevo. È un po' questo... Il meta era questo qui, cioè... Eppure era un mirror, quindi, cioè, saremmo stati Pokémon uguali, eh? Però, cioè, è stata, mi sembra, una bella partita, no? Oh, comunque, game 1. Questa scena non era buono Landorus. Non c'era la... cioè c'era Landorus, ma c'era Landorus quello normale, non c'era quello con Intimidate. È VGC 13 che arriva. E qui mi parla Tornadus, Axolotl, che è quello che deve fare. Io però per evitare di prendermi la para devo lasciar morire proprio di netto Scrafty, perché lui qui magari mi ci fa. Ecco, qui questo è pesante. Questo è molto pesante. Ci sta. Questa purtroppo è molto pesante, perché avevo fatto Frana e con Rivarrai qui, ragazzi, era... No. È una bella roba. Vabbè. Mi pensa uno switch, io però non lo opero. L'attenzione, perché qui se riusciamo ad attaccare con Axel facciamo doppia kill, eh? Lui ha visto nella partita precedente che io entravo e uscivo con Croco. Ecco. Questa è la doppia kill, ragazzi. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, lui è sotto Tailwind. Proviamo a recuperarla. Lui qui chiaramente abusa della sua presa di posizione. Aspetto terremoto. Buono. Ciao matto Zerd. Grazie al 19esimo matto. Dobbiamo con il repositioning recuperare quello che l'RNG ci ha tolto. Buono. Bella storia. Thank you.
Lui è anche sotto Tailwind. Ah, se qui noi non flinciamo con Axo, ti do una piccola dimostrazioncina del perché ho vinto nazionale e fatto top 8 sto meta, raga. Perché era il mio. Doppio colpo con River. Giù anche la gente sotto sub e si gode. Siamo riposizionati bene e gli abbiamo stallato Tailwind, portato Croco a meno 1 e lui non ha più Switch. Eppure aveva sculato pesantemente, però il meta prevede che tu possa rientrare. Sono questi i meta belli. Lui deve fare doppio colpo su Axius, perché se si loca su Oltrage e prende Croco rischia troppo. Rischia veramente troppo. Che piacere vedervi così numerosi per quanto riguarda chiaramente, insomma, una live estremamente di nicchia da sommelier, così mi date veramente tanta soddisfazione. E lui giustamente va di doppio colpo, però va nell'altra slot. Attenzione, guardate che è gran male, perché è critta. Ha finito. Ok, non abbiamo finito. Benis, perfetto, va bene. Bravo me. Quanto mi piace sto meta, è come se non fossi mai andato via. Ciao cazzi di gallo, buonasera. Mettiamola a meno 2, così che reggiamo tranquilli terremoto. Probabilmente lo reggiamo con tutte e due, anche un croc 3-4 PS 18. E qui l'è finì. Bella, molto bella la fase centrale della partita, dove c'è stato un ottimo riposizionamento. Un ottimo riposizionamento. Signori miei, grazie mille di essere stati con noi stasera. Devo dire un tripudio, un successone. Sono molto contento di tutto ciò. Domani si replica, ma si cambia format, perché andiamo in BCC 14. Vi aspetto. E domani mancheranno 24 ore meno ancora a Scarlatto e Violetto. Ciao ciao.